La piaga dello sfruttamento lavorativo è diventata il detonatore della campagna congressuale del Partito Democratico, fino ad oggi rimasta piuttosto sotto traccia e limitata a qualche scaramuccia. Gli ultimi avvenimenti attorno alla battaglia dei Sicobas su Texprint, che hanno visto il sindaco Biffoni nell'occhio del ciclone, sono apparsi agli occhi dei suoi avversari interni, zingarettiani e dintorni, l'occasione propizia per mettersi in mostra e dichiarare aperta la guerra per conquistare la segreteria provinciale del partito. Il congresso dovrebbe tenersi entro dicembre. Ed ecco che uno dopo l'altro diversi consiglieri comunali ed esponenti di quell'area, a cominciare dai giovani democratici, hanno fatto lo sgambetto al loro sindaco. Si è trattato spesso di interventi pro-operai, generici e senza proposte concrete per risolvere il problema della vicenda Texprint e senza entrare nel merito dello sgombero di un presidio abusivo, ma sufficienti a far divampare la guerra per mettere i bifoniani in minoranza dentro il partito. La cosa particolare di questa pagina politica è che anche i sindacati sembrano interessati da questa lotta per la supremazia. In un comunicato diffuso ieri da CGIL CISL UIL si chiede l'istituzione di un tavolo permanente sia sul tema della sicurezza che su quello della tutela delle regole dei rapporti di lavoro, senza prendere una posizione nei confronti della linea Sicobas, che neanche viene citato. Stanco degli attacchi e delle strumentalizzazioni politiche, oggi il sindaco Biffoni è partito al contrattacco e, oltre a tendere una mano ai due leader di Sicobas, purché nel rispetto delle regole, e a fornire un lunghissimo elenco dell'attività svolta per dimostrare l'impegno del comune nella vicenda Texprint, si è rivolto al suo partito senza giri di parole. Chi riveste ruoli di governo, di rappresentanza politica o sindacale, credo che non possa continuare a stare nel limbo su una questione così importante. Deve decidere come porsi e qual è il territorio in cui intende muoversi, afferma Biffoni. Sarebbe utile sapere se si vuole dare il proprio contributo secondo le regole o se si appoggiano metodi di altro genere, spesso discutibili, che espongono i più deboli. E colgo l'occasione per ribadire la mia certezza che anche tutte le componenti del mio partito abbiano le idee chiare su questo e che nessuno stia utilizzando un tema così importante con distinguo di mera natura congressuale. Per una comunità politica sarebbe disarmante, direi preoccupante, su un tema così delicato, un approccio del genere.